ci sono tanti colori di cose che magari uno non usa più, però si possono riutilizzare, e mi piacerebbe adesso dare un'occhiata e vedere cosa posso portare. Alla fine sì, due piccioni sono una fava, cioè lo usiamo un po' come mezzo per creare un pochino legami e conoscenze. Ciao, al ricircolo ho trovato queste scarpe bellissime, comodissime, e questi così e soprattutto un sacco di amiche nuove. Ho portato tanto e trovato qualcuno. Intanto persone con cui condividere, scambiare iniziative o oggetti oppure vestiti per la mia bimba. E... Allora, il ricircolo mi piace perché è veramente un luogo di incontro, tra mamme, bambini, nonne. E quindi ci si scambia, sì, gli oggetti, gli indumenti, ma anche tante parole e consigli, e quindi anche un modo veramente per proliferare in quello che uno sa e che ama. Mi piace per tante cose, mi piace perché ci si incontra, mi piace perché si scambiano le cose, mi piace perché non si butta via niente. E allora prima ho pensato di voler raccontare un aneddoto, perché un bel giorno una bambina è arrivata al ricircolo e cercava una borraccia, e noi al ricircolo non avevamo mai visto una borraccia, per cui non ce l'avevamo. Dopo 2 minuti è arrivata una signora con una borraccia, aveva proprio una borraccia da voler lasciare al ricircolo perché non la usava più. Io vengo al ricircolo perché è molto rock and roll, perché è molto ecosolidale e fa bene alla salute. E come facciamo? Ecco, questa ce la prendiamo. Sì, mi piace venire al ricircolo perché ho la possibilità di regalare alle persone tanti oggetti a cui sono affezionata. Allora, il ricircolo mi piace perché è un luogo di incontro dove si possono utilizzare materiali che sono già stati usati, ma vengono appunto riutilizzati e non vengono buttati o sprecati. E, al ricircolo ho trovato dei magnifici arricchini che una signora non utilizzava più, e quindi li ha portati e io li ho presi. Però non si possono trovare oggetti di qualsiasi tipo, come vestiti o giochi. Al ricircolo ho trovato tanti bei vestiti e queste scarpe che volevo tanto. Eventualmente adesso la compagna, se vuole. Penso che le motivazioni per cui si è assorta questa iniziativa siano di prestigio e siano davvero fondamentali per la vita di una comunità. Mi auguro che con il ricircolo la nostra comunità possa davvero rifiorire, e vi auguro a tutti gli organizzatori di continuare con questa bellissima iniziativa. È proprio goccia dopo goccia, piccolo con piccolo, che si riesce a fare un mondo migliore. Riconsegnare, riprendere e quindi dare un senso di comunità e anche di non spreco. È anche un segnale nei confronti di un ambiente che dobbiamo sempre più tutelare. Grazie al ricircolo. Ragazzi, qualcosa mi scopo.